Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui su Pokémon Unite con un video super speciale perché oggi andremo a giocare qualche partita insieme all'Italia che partecipa ai campionati del mondo di Pokémon Unite. Ma andiamo con calma perché tra qualche giorno, più precisamente il 18, inizierà il campionato del mondo di Pokémon e quest'anno vede anche Pokémon Unite tra i vari giochi che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Ci sarà il VGC per quanto riguarda Spada e Scudo, ci sarà il TCG, il gioco di carte, Pokémon Go addirittura, Pokken Tournament e quest'anno anche Pokémon Unite. Pensate un po', in tutte le qualifiche, ci sono 16 squadre che sono qualificate al mondiale in tutto il mondo, due spot erano per la regione Europa, quindi due team si sono qualificati e un player di questi due team è italiano, quindi perché non portarlo qua? Ciao Cla, eccolo, c'è? Non ciao c'è? A tutti. Eccolo, ci c'è. Sono. C'è, ciao Cla, e abbiamo anche il lobby, mo vi faccio vedere pure la lobby, eccola qua. E io prima di cominciare, ci facciamo un paio di partite insieme, prima di iniziare ti chiederei intanto, beh, presentati dai, le solite cose. Va bene, allora, ciao a tutti, sono Klaus, un player competitivo italiano di Pokémon Unite. Gioco principalmente top lane a livello competitivo, però riesco anche a giocare gli altri ruoli, per esempio come jungle o bot lane. E attualmente gioco professionalmente nel team Apprentice Unleashed, che è anche la mia org, e sono qualificato per il mondiale a Londra. E quindi andrai il 15 agosto, mi hai detto, a Londra, e sarai col tuo team. E il tuo team non è, il resto del team non è italiano, però comunque ovviamente noi tiferemo per il nostro Klaus che è italiano. E il resto del team di dov'è, così per sapere? È un misto, abbiamo un membro dal Portogallo, uno dalla Svizzera, uno dalla Svezia e uno dall'Olanda se non sbaglio. Ok, ok, quindi super super misti, vabbè ci sta, ci sta, sì. La cosa, mi hai detto, tu giochi top lane per lo più e per il tuo team, quindi giochi top lane. Tra l'altro ci siamo anche incontrati alla fase finale del regionale, quello che poi ha dato l'accesso al mondiale, e ci hanno fatto un mazzo tanto, quindi super GG a loro. E la cosa fondamentale è che io mi ricordo, tra l'altro, tu sei passato anche nel Vapor Steam, diciamolo, perché verso quando era? Novembre, dicembre? Eri. Sì, era intorno a quel periodo. Sì, sì, giocavamo insieme, era sempre top lane. E hai sempre avuto una passione per Lucario, o sbaglio? Parlaci un po' di questo Lucario. Sì, principalmente Lucario è uno dei miei Pokémon preferiti di tutta la serie, no? In tutti i giochi Pokémon, almeno dalla quarta generazione, ho sempre avuto Lucario in squadra, perché proprio mi piaceva come Pokémon. L'avevo visto inizialmente nella serie e poi mi sono affezionato. Poi comunque verso settembre-ottobre ho scaricato Pokémon Unite. Al tempo giocavo solo delle solo queue, così tanto per passare il tempo, magari duo queue o trio queue con delle persone che conoscevo, però nulla di serio. Poi ho iniziato a giocare, cioè volevo iniziare a giocare competitivo, no? E quindi dovevo scegliere un ruolo su cui specializzarmi. E avevo visto da dei video competitivi, al tempo c'erano i TTV che streamavano un sacco di tornei. E avevano adesso si chiamano GG. Di... Sì, americani, sì. Team americano. Loro streamavano un sacco di tornei e gli vincevano quasi tutti, no? Quindi ho iniziato a guardare le loro live, a vedere come giocavano e come funzionava il meta di questo gioco, perché ho giocato anche ad altri giochi competitivi in passato, quindi un po' di esperienza e ce l'ho. Quindi ho visto come il meta inizia, come il meta funziona, come questo gioco funziona, e ho visto che in top lane si giocava proprio Lucario. Allora, da quel periodo ho iniziato. Sì. Da quel periodo ho detto: perché non inizio a giocare top lane? E così mi sono inizialmente specializzato con Lucario. Poi c'è stato anche il meta di Zarina, dove Zarina penso
il meta di Serena, se non sbaglio, era intorno a dicembre. Sì, Era più o proprio il meno. meta in cui c'era anche Dragonite, che Che Dragonite era appena era il uscito, boss sì. più forte. Sì. E mi ero anche specializzato in Serena perché era davvero forte, era addirittura più forte di Lucario ed è andata così. Cioè, inizialmente sono nato come OTP Lucario, poi mi sono spostato su altri pick come Machamp, come Zarina, addirittura anche in giungla come Dragonite o Greninja. Certo, perché nel tuo team comunque tu giochi top e va bene, però nel caso in cui magari, non lo so, dovesse esserci un cambiamento di meta, è ammesso un cambiamento anche del tuo ruolo, quindi che passi magari giungla o robe del genere, Sì. oppure assolutamente no? Come funziona? Allora, nel mio team abbiamo preso tutti i Intanto io player che starto, sono. dopo, così intanto giochiamo magari. Vai, dici, dici. Certo. Nel mio team abbiamo preso un sub perché ci hanno concesso di prendere un sub. E quindi abbiamo preso Marv, un player tedesco, che anche lui è un top laner. Perché facciamo caso qualcosa possa accadere a dei miei compagni, no? Per esempio il mio jungler magari si sente male, Certo. magari prende il Covid, speriamo di no, ovviamente. Speriamo di no. Però magari si sentono male e io posso comunque sostituirli perché, come ho detto, riesco anche a giocare giungla, no? Cioè l'ideale sarebbe che io giocassi top lane, però magari qualcosa può succedere, quindi riesco sia a giocare defender come ruolo, sia jungler, perché comunque ho giocato abbastanza questo gioco, ho giocato tanti pick in solo queue, magari anche in 5 stack random, e quindi riesco a specializzarmi in altro. Però principalmente mi specializzo in Lucario, che poi Lucario si Certo. gioca con diverse build, per esempio sia e-speed sia power-up punch. Inizialmente comunque giocavo solo e-speed, poi sono passato anche a power-up punch, quindi riesco a giocare tranquillamente entrambe le build. Ok. Immagino comunque, ovviamente non ti farò domande su comp o cose strane perché saranno segrete per il mondiale. Però immagino che, dato che gli emblemi non ci saranno al mondiale, giusto? Quindi cioè sono usciti, ma al mondiale voi giocherete senza. Qualcosa ci puoi dire Esatto. su sti emblemi? Insomma, cosa ne pensi? Che se hai trovato Certo. qualcosa sbroccato, che ne so. Allora, il sistema degli emblemi è veramente carino. A parte che non è bilanciato così bene perché alcuni Pokémon con gli emblemi diventano proprio troppo forti, come Cramorant, per esempio. È Se si fortissimo, sì. mettono 7 rune nere, praticamente diventa uno dei Pokémon più forti del gioco. Perché ha un cooldown che è illegale su alcune spell. Sì, con la conchinella, Però, poi tu dici quella sì. build lì. Però gli emblemi sono sia buoni perché possono portare dei Pokémon che non sono meta in meta. Per esempio, un Garchomp con gli emblemi di attack o magari di movement speed diventa veramente forte. O magari Machamp o anche altri pick che non sarebbero meta. Per esempio, Cramorant con gli emblemi non è per nulla meta, no? No, Cioè, è un infatti. pick che Cioè, senza, dici, senza in. gli emblemi. Sì, senza, però con gli emblemi penso sia uno dei Pokémon più forti attualmente. Perché poi, ovviamente, se lo si gioca con l'Energy Amplifier e la Shell Bell diventa ancora più OP, il cooldown si riduce tanto. Quindi è un sistema carino. E anche il grinding del sistema è fatto bene perché Sì. alla fine devi per avere tipo le chest devi giocare e devi per forza trovarli. Se non puoi E shopparle, però, dici e esattamente. ce l'hai. Magari puoi shoppare gli energy reward, però devi Sì. sempre comunque grindare il game. Tanto Però, qua facciamo come ho detto, cose. sono sbilanciati. Sono troppo sbilanciati, quindi spero ci sia un fix. Per Più che altro, esempio, le rune sì. nere sono Nere, sì. veramente troppo forti. Troppo forti, è Le vero. rosse, per esempio, dicono che sono addirittura buggate perché non danno neanche gli effetti che dovrebbero. Questo no, purtroppo non lo sappiamo. Le comunicazioni al riguardo non arrivano. Infatti io nelle guide che ho fatto, la guida degli emblemi, consigliavo le rosse, però erano appena uscite, quindi se tu lo vedi sulla carta effettivamente è un Sì, buono, erano è OP, buona, erano OP. però poi se sono buggate è inutile. Infatti non so se questo video uscirà prima o dopo, però ho rifatto un video in cui consiglio magari dei Pokémon per la solo queue. E ho tolto le rune rosse perché non. Al momento, no, secondo me, non ne vale la pena. Meglio giocare un Greninja magari con le marroni a quel punto. E Vero. quindi.
questo è quanto per le rune. Poi stavamo dicendo prima, tra l'altro, che ci saranno un sacco di partite, perché il 18 è vero che inizia il mondiale, ma non ci saranno partite. Però il 19 saremo in live, tra l'altro, sul canale, sul mio canale Twitch, quindi link in descrizione. E cominceranno queste partite. Ce ne saranno tantissime, perché ci sta la fase a gironi, poi c'è la fase eliminazione diretta. Ci sono diverse ore, 8-10 ore al giorno, per 2 giorni. E poi vedremo chi sarà il campione. Intanto c'è Clark qua che mi scende al 9, ma sì, vai. Ma sì, fai cose. Sì. Vedi, ragazzi. La ult in qualche modo. Ma sì, così si fa. Cioè, dopo voi dite, non riesco a vincere, per forza. Partecipate al mondiale, facile. Giocate insieme a Kla e che ve le carria, semplice. Assolutamente. Annaggia. Comunque sarà anche interessante come gestiranno questo mondiale, perché è proprio il primo. Sì. Ma comunque sono usciti dei rumors che ce ne saranno sicuramente degli altri in futuro, e sinceramente non vedo l'ora, perché il di primo mondiali, diciamo, dici? Che sì. Vabbè, certo, il primo hanno fatto un sistema un po' strano, no? Dove hanno messo che i regional contano sui punti, tipo ti qualifica al regional, sei qualificato. Però sì, comunque quello è spero strano, che però nel secondo mondiale magari fixino questa cosa e mettano le draft, perché le draft su questo gioco secondo me sono troppo importanti. E spero veramente tu per draft spieghiamolo, perché magari non tutti sanno cos'è. Intendi pick e ban, quindi sì. Io che ne so, ti banno Lucario, tu non puoi prendere Lucario, oppure lo picco io così tu non lo puoi prendere. Sicuramente, e sono abbastanza sicuro che sarà sempre blind pick, però con ban. Per esempio, un team banna Zarina, entrambi i team non possono giocare Zarina. Un team banna Lucario, entrambi i team non possono giocare Lucario. In questo modo sarebbe un pochino bilanciato, perché sicuramente lasceranno blind pick, sono abbastanza sicuro di questo. Ah, tu dici proprio blind pick? No, invece io ero convinto, insomma, della draft stile proprio League of Legends. Cioè che io prendo un Pokémon, poi lo prendi tu, cioè l'avversario, poi ne prendiamo due noi. Sarebbe un'idea interessante, però è un pochino difficile da fare, sinceramente, al momento. Cioè, sicuramente in futuro potrebbe succedere, però secondo me, almeno quelli di Pokémon Unite vogliono fare le cose con calma, no? Quindi magari inizialmente cominciano solo con i ban, poi con proprio le draft effettive. Può essere, sì. Anche perché abbiamo visto proprio che vogliono fare le cose con calma dagli emblemi. Perché gli emblemi, per dire, le rune gialle non hanno... Non puoi prendere il bonus massimo per le rune gialle. Cioè, è una cosa incredibile. Cazzo, qua l'hanno shottato. Non puoi prendere il bonus massimo per le rune gialle, non puoi prendere neanche il bonus massimo per le rune rosa. Quindi, vabbè, rune, emblemi, quello è. Quindi, sì, è una cosa che hanno messo, però, insomma, è ancora ovviamente in fase di sviluppo. Come tutto il resto, secondo me. Poi, altra però domanda che... Dimmi. E poi cambia argomento. Mondiale saranno... Se non sbaglio, bannano i nuovi Pokémon. Tipo, bannano sia Buzzwole, sia Tyranitar, ecco, e addirittura Glaceon. Perché è buggato, purtroppo. Ah, questo non lo sapevo. Questo, infatti, volevo chiederti proprio, dato che sono usciti adesso Buzzwole. Cioè, Tyranitar ancora deve uscire, però immagino che avrei visto qualche gameplay dal server test o l'avrei giocato proprio. E quindi ti volevo chiedere, intanto, che ne pensi di Buzzwole? E però se mi dici che sarà bannato il mondiale, allora... Boh, non lo so. Però che ne pensi intanto? Secondo te è forte o non è forte? Come se la cava? È un Pokémon forte in giungla, però diciamo che... È in giungla purtroppo ancora... Sì, è molto molto forte in giungla, perché a livello 5 penso abbia una delle abilità migliori per gankare. Anche la ulti non è male, però il problema è che soffre un sacco i CC, per esempio, i tank e i CC, no? Certo, però effetti diciamo di controllo, che... Sì. C'è stato poco tempo, quindi le persone comunque non hanno ancora testato al massimo Buzzwole, magari come può workare, perché è proprio uscito recentemente. Sì, è uscito e purtroppo adesso non si può ancora vedere se effettivamente ci sta in questo meta. Perché comunque questo meta è composto principalmente da Blissey e gli... come si chiamano? Gli Alolan?
alla Rounder, in Rounder. Italiano non so il nome. I versatili, sì. Rounder. I versatili. Quindi Lucario, Machamp, Drago, questi qua. Perché Blissey, come ho detto, sì, questo meta è veramente troppo OP. Sia la sua abilità di curare, sia la sua vita, sia la sua ulti e tutto rendono i versatili troppo troppo OP. Che praticamente tu puoi giocare un team di tre versatili come Machamp, Lucario e Zarina insieme a Blissey e poi letteralmente vince la partita. Sì, sì, perché proprio asfalti tutto il team avversario. Qua che stanno a combinare questi? Stanno a fare dread? Annaggia. Ci sono morti. Ci abbiamo Gengar al 15 contro. Non è proprio il massimo. Oh, ho preso la ulti qua? Oddio. Uff, hanno usato tutte le ulti. Oh, sono scappato. No. Mi ha preso Zarina. Però niente, è invincibile ora. Si può vincere. Abbiamo la ulti di Eldegoss. Sì, sì. Abbiamo ulti di Eldegoss. No, sto facendo l'obiettivo. No. Ok, no, stanno fightando. Stanno fightando. Dai che uccide. Guarda Eldegoss e Wiggly come menano Machamp. Mannaggia. Stanno prendendo abbastanza tempo però, Mo. Sì. Tu stai tornando, io mo torno. Vediamo se riusciamo alla stretta. Io sto al 15, tra l'altro. Mm-hmm. Vediamo se riusciamo alla stretta questo zap. No. Magari riesco addirittura a farmi la Unite. Lo stanno facendo? Perché no, sono no, al 60%. No, se ma la pista, siamo veramente... 80. Qua mi stanno inseguendo in 4. Sopravvivo, ma per un pelo. No. Sto a 79, ora Gengar l'ha startato. Niente. Niente, mi prende il Zarino. Cazzozza. Quanto è forte Gengar, mannaggia. Sì. In solo kill è devastante. 93. 97, 98. Ok, ho la Unite tra poco. Forse posso provare. Forse qualcosa. Però hanno finito zap praticamente. Oh, mi ha suonato. Mannaggia, niente. Ah, addirittura avevo la Unite. Peccato. Sì, no. Ah, magari se non ero sunnato da quel pika potevo provare a prenderlo. Peccato. Vabbè. E così. Del resto sono solo Q. Non importa. Ah, ulto. Ma poi, quanto è difficile giocare e parlare. Sì, abbastanza. È molto difficile. Dopo dicono, ma perché? Ma sì, ma è facile. Non è tanto facile, perché devi pensare sia a quello che stai dicendo, dire, sia a quello che stai facendo. Quindi, vabbè, dai, facciamocene un'altra, vai. Però io voglio vedere Lucario, dai. Va bene. Dai, vediamo il Lucario pazzo. Scegliete la build. In speed o Power up Punch? Quella ma quella, a parte no, perché la devi vedere prima del game, immagino. Perché no, cambia la build proprio, cioè gli oggetti intendo. E gli oggetti teoricamente sono uguali, cioè per esempio io sto giocando una build che mi permette di switchare proprio a partita. Per esempio io ora sto giocando Muscle Band, Weakness Policy e Attack Weight con Leak Speed. E posso sia giocare Speed sia Pop con questa build. Ho capito. Vabbè, vedi a parte quello che Speed un po' soffre con questa build, perché non ho la full heal che mi permette di togliere CC, e questo meta è pieno di CC. Però è abbastanza giocabile. Allora, scegli tu, visto che tu sei, in base anche alla situazione, magari scegli quello che ritieni più opportuno e ci dici il perché. Così c'è qualche consiglio. Per esempio, su Lucario, questo meta, la build più forte di Lucario questo meta è sicuramente Power Up Punch e Close Combat, perché come ho detto è un meta pieno di CC e pieno di tank, quindi se vai anche con E-Speed non fai danni praticamente ai nemici. Però per esempio con Pup puoi fare degli engage veramente buoni, puoi lastrittare obiettivi e con Close Combat fai bei danni. Sì, e addirittura a livello 11 con Pup sblocchi per esempio il tuo Power Up Spike, no? Che diventi inarrestabile. Poi quando carichi sempre il Pup hai pure dei danni ridotti, quindi per questo diventi veramente OP contro comp tanky. Quindi in questo caso, per dire, però c'è Decidueye, oddio, c'hanno 4 pick veramente fragili. Però contro Ninetales senza full heal, forse Extreme Speed è comunque anche Pikachu. Dice, però problematico. Non è male.
Non è male giocare anche Power Up Punch contro di loro, non è male veramente. Perché sto anche giocando la Weakness Policy, no? Quindi se loro mi attaccano, io sto ancora caricando il pup, faccio dei danni micidiali. Certo. Certo, certo. Quindi mi hai detto qual è la build che stai giocando, Weakness Policy? Pesetto? E Muscle Band. E Muscle Band, ok. Beh, segnate ragazzi. Segnate che questa è la build che sta giocando. Allora. Che stanno qua? Io c'ho... C'ho Bliss in bot, ma... Cioè, il che va bene, però... Poi supporterà te, immagino. Quindi... Si spera. Anche perché io prenderò Solar Beam, così me ne sto lontano. Mi faccio gli affari miei. Fica, c'è un po' problematico qua, con Ninetales insieme. Uno l'abbiamo ucciso, però. Basta così. E quindi, dicevamo, il... 18, come ho detto prima, inizia appunto il mondiale. 19 inizieranno gli streaming con tutte le partite e quant'altro. Vedremo anche il nostro cla in azione, faremo il super tifo. L'unica cosa è che poi non sappiamo se le finali saranno direttamente... cazzozza. Niente. Se saranno direttamente il 20, che ci sarà... In teoria l'ultimo giorno, però ci saranno ben 11 ore di live, quindi 11 ore di partite per i giocatori, oppure saranno magari la finale sarà il giorno dopo, non lo sappiamo. Però quest'anno ci sarà in palio per Pokémon Unite ben $500,000, giusto? In tutto sì. In Se tutto non sbaglio il torneo. Erano di più, però diciamo che fase finale del torneo sono in totale $250,000, però gli altri erano splittati diciamo per tutto l'evento, per esempio Regional, Aeos Cup, perché primo posto sono abbastanza sicuro si possono vincere $100,000 in totale, sì. Secondo posto sono $75,000, mm-hmm. E terzo posto sono $50,000 probabilmente e via così. Allora però dovrebbe essere... Mi sa che sono 500 per proprio le fasi finali, eh. Poi ci stanno facendo un culo in bot che... con questi due Pikachu Ninetales, mannaggia. Stanno facendo un culo clamoroso. Che... posso scendere già bot lane per la pena. Non riusciamo proprio a evolverci qua. Tu che c'hai, Extreme o... No. Pop, sono con Pop. Ok. Beh, io lo lancio. Eccolo qua. Che becca di sto veleno. Quindi $500,000. Tu col tuo team già hai vinto cose, hai vinto anche soldi, quindi non so se ti va di parlarne. Non ma... abbiamo vinto perché siamo... Cioè, non abbiamo vinto un primo posto per ora perché siamo arrivati quasi tutti i tornei secondo posto, purtroppo. Ah, vabbè. Alla fine, anche secondo posto, va bene. Qua non ci sta nessuno che ci aiuta a farlo. Io non ho Solar Beam, purtroppo, ancora. Vedo di prenderlo velocemente. Eccolo qua. Non sono un asso nella stit, ma... Oh. Madonna, ho shottato. United... <19. ride> Madonna mia. United di Pikachu più quella di Talonflame mi hanno one shottato proprio. E vabbè. Sì, abbiamo comunque sempre perso dei Random Gaming che sono i nostri rivali in Europa e sono penso il miglior team europeo e uno dei preferiti, cioè proprio uno dei team che ha più probabilità di vincere il mondiale anche. Ecco, infatti questo ti volevo chiedere, i due team qualificati siete voi, quindi gli Apprentice Unleashed e i Nouns Esports, che è ex Random Gaming insomma. E come li vedi loro? Perché mi hai parlato del tuo team e ok, ma cioè, in realtà dopo ti chiedo anche come vedi il tuo team. Loro sono messi molto bene perché li conosco personalmente, sono molto amico con loro e posso dire che lavorano veramente tanto verso il loro obiettivo perché loro proprio vogliono vincere il mondiale, mm-hmm. E si vede, cioè stanno... dando un sacco di sforzi, altro, stanno scrimmando un sacco di ore al giorno, non solo contro team europei, ma anche contro team asiatici, team americani e via così, perché proprio vogliono essere preparati ad ogni possibilità, no?
Perché il meta, per esempio, giapponese, giapponese, molto coreano diverso. è molto molto differente da quello europeo-americano. Per esempio, quello europeo-americano si basa su... Per ora quello Mannaggia. americano si basa sulla 2-on-2 con double XP share. Quindi Infatti, la noi invece in Europa giochiamo 2-on-2 la... Sì. con doppio condivide esperienza Sì. addirittura. E Sì. dove lo E invece mettono? noi in Europa mettono Blissey con il condividi esperienza in bot lane e Pupa con il condividi esperienza top lane. Noi invece in Ah, Europa giochiamo ok. la 1-1-3 con Sì. Lucario, Machamp top lane. Oh, oddio, sono Sì. scoppiato, mi hanno usato tre ulti. Qualcosa del genere. Mannaggia, oh. Loro vanno sempre in 5 questi, oh. Niente, è impossibile rubarlo pure. Ma il nostro Gengar sta un po' per fatti suoi tutto il tempo. Vabbè, vabbè. E Io la quindi... ulti. Io no. Però... Solo a raggio è più o meno una ulti, no? Quindi... Sì. Più o meno. E quindi il loro team lo vedi proprio favorito per la vittoria del mondiale addirittura. E Ma... se diciamo non prendono la pressione, diciamo perché sai che comunque là dovremmo giocare con tante persone che ci guardano. certo. E sì, perché io penso che sono uno dei team più forti al mondo attualmente, quindi hanno chance buone, hanno veramente chance buone. Però tutto può accadere, no? Ci sono altri team, anche noi ci stiamo preparando a dovere, quindi Blissey mi ha Certo. ultato. Wow. Stavo difendendo l'obiettivo, è arrivata la ulti, no? Non comprendo, vabbè. Stavo dicendo che ci sono anche altri team americani, per esempio i Black End sono un buon team che abbiamo nel nostro group stage. Sì. Anche gli IX sono un altro ottimo team che purtroppo è successo... Cioè gli IX hanno avuto sfortuna perché il loro player migliore, proprio il jungler del team, è Sì. stato bannato. Ah, E Rin. ok. Quindi loro adesso stanno giocando con un sub, quindi diciamo che le loro chance sono un po' calate. Certo, però se è stato un bannato, evidentemente qualcosa ha combinato, perché se Sì. no... Però, no... Diciamo che non è un santo, però non si meritava il ban, almeno quello. Vabbè, questo non lo possiamo sapere, non so neanche quello che è successo, e vabbè, è inutile adesso parlarne. Magari nei commenti qualcuno ce lo dirà, lo sapranno meglio loro, probabilmente, non lo so. Comunque, quello che anche ti volevo chiedere è... Il meta giapponese, noi l'abbiamo visto in qualche torneo passato, vabbè, tanti magari non sanno che, tanti magari che guardano questo video, non sanno che il meta giapponese è completamente diverso da quello che giochiamo noi, giocano Grident, giocano tutti sparsi per la mappa, insomma, cose veramente strane. E come lo affrontiamo? Cioè, questa è la domanda. Porca E loro... zozza, madonna mia. Madonna. Esploso. No, non sono riuscito ad ultare. No, è impossibile giocare contro il Nulla. loro team. No. No, ma mi sa che loro sono proprio una faystack. Il modo in cui si muovono, purtroppo noi siamo una mi sa di sì. W. Mi sa di sì, mi sa di sì. E Ci niente. hanno proprio bruciato tutte le ultimate, purtroppo. È vero, è Impossibile. vero, è vero. Sì, mi sa che giocano tutti insieme loro, perché andavano letteralmente Cinque. tutti e cinque insieme. Vabbè, io ne farei un'altra da sto punto, che Sì. facciamo? Due sconfitte, eh. Che cavolo. Vabbè. Magari la terza è la buona. La terza è quella buona, sicuro, dai, sicuro. Eravamo pure sopra, però lì ci hanno proprio distrutto. Io sicuramente ero troppo avanti, però... Amen. Vabbè, comunque, stavo a dire... Ah, il meta giapponese. Che sarà completamente diverso. Cioè, è completamente diverso da quello europeo o americano. Come lo affrontiamo? Come... Che gli diciamo? E loro giocano un meta basato su... Principalmente loro giocano un sacco Snorlax, cioè proprio io addirittura penso che Snorlax sia uno dei pick più P questo meta, però dato che Blissey è proprio il pick più forte come defender, Snorlax non viene usato, però invece nel meta giapponese hanno visto che ha potenziale e lo stanno usando, perché Block è proprio una delle skill più OP di questo gioco, a mio parere. Cioè, proprio come funziona Block e come puoi usarla. Per esempio, con l'X-Speed è proprio, proprio troppo, troppo forte. Per esempio, anche durante il Zapdos Fight, no?
Lupa nemico ulta. Tu hai uno Snorlax. Lo Snorlax si mette sul portale dove spawnano tutti i nemici e usa Block con X-Speed per spostare via i nemici contro un muro. Hai vinto la partita là, perché i nemici non possono reagire. Bella forte, Infatti certo. loro giocano un meta basato su comp molto molto tanky, senza UPA. Loro non giocano UPA. Loro giocano principalmente Blissey, Trevenant, Snorlax, Dragonite o pick simili, no? Che hanno tantissima vita, che in un teamfight non muoiono e possono sia flippare gli obiettivi, sia per gli engage fare dei danni, bei danni, cioè proprio Sì, dei però ho danni. visto alcune partite in cui al Dreadnought tipo non ci andavano proprio 7 minuti. Cioè, era molto strana come cosa. Sì, hanno delle tattiche, per esempio durante la score comp loro non giocavano per il Dreadnought, loro giocavano per scorare, quindi giocavano per l'obiettivo top, magari mandavano qualcuno al Dreadnought, per esempio Grident, per provare a rubarlo, no? Ok, però la score Però comp ormai bella non che è è più andata, bella, insomma. sì. Che era una composizione di, insomma, 5 personaggi che scoravano tutto il tempo. Quindi si vedeva Sì. Grident, si vedeva Talonflame, tutti con Score Shield e quant'altro. Molto carino, Sì. molto carino. Però Diciamo che non adesso. era al massimo comunque da Sì. guardare. Sì, no, infatti da guardare non era il massimo, infatti hanno deciso di proprio nerfarla pesantemente, adesso non è più giocabile, proprio perché sono stati nerfati Score Shield, Body Barrier e quant'altro. Comunque, e quindi come ci giochiamo attorno a sto meta? Come più o meno, insomma, come possiamo counterarlo? Non so, se non lo puoi dire, dimmelo, quindi. No, no, allora un modo per counterare questo meta, come detto, è giocare D-Knight, no? Perché D-Knight è uno dei pick PvP attualmente. Cioè, proprio è il jungler più forte, fa un sacco di danni, al migliore last hit nel Sì. Dragonite. gioco, e proprio si è anche scoperta questa build recentemente con D-Knight, sì, con l'X Attack, ed è veramente, veramente forte. Sì, che la stanno giocando un po' tutti con l'attacco X. Serve molta coordinazione, con il Vero. team, perché avere comunque l'attacco X al posto del full heal in È un certe po' difficile. situazioni, sì, non è semplice. Però. È molto interessante. Io non vedo l'ora di vedere, sinceramente, partite e quant'altro, soprattutto di team che conosco, team europei che magari già ho giocato contro team giapponesi o coreani. Non vedo proprio l'ora. Quindi Sì. sarà Ad molto esempio, se non interessante. sbaglio, addirittura sono stati Random Gaming a portare in meta questa build di Dragonite. Sono stati proprio i primi che hanno cominciato a giocarlo con l'X Attack e il mirino, se non sbaglio, la Razor Claw, dipende. Sì, se non sbaglio col mirino, che era Adesu, che è il loro Sì, il jungler. loro jungler attacker. Cioè, loro sono molto specializzati in diversi ruoli. E questo è anche uno dei loro punti. Urca. Proprio. Tra l'altro tu ti stai facendo la top da solo praticamente, perché noi siamo andati in 3 in bot, che tra l'altro abbiamo in team uno dei 5i, che è un altro. Oh, veramente? Eh sì, c'è Mavis, che Oh, non c'è l'avevo Mavis visto. che è Lupa. E quindi, che è un altro team italiano che è arrivato quarto, se non sbaglio, al. Urca. Oh, ho Sì. fatto una cazzata. Vabbè. Comunque, è arrivato quarto, se non sbaglio, al regionale. E purtroppo si qualificavano solo due squadre. Quindi. Arrivo. Non so se tu avevi fatto contro di loro. Oppure no, non mi ricordo. Mi sa di sì che l'avevo Sì, affrontato. li abbiamo incontrati nella winner bracket. Se non sbaglio, erano addirittura le fasi iniziali. Non te lo so dire, sai. Eccolo qua, come si la slitta Dreadnought. Avete visto, ragazzi? Tutorial. Poi magari la partita perdiamo, però intanto. Che comunque. Oh, sto Un altro ex Gengar. ganger. Porca zozza, ma è Ma è fortissimo. ritornata in meta, Ha ex. voglia, O sei ritornato in meta. Ma. magari perché la gente ha cominciato a giocare Blissey con Softboil. E un po' tutti hanno iniziato a giocare Gengar con ex per counterarlo. No, non per quello. È perché con la Conchinella e quant'altro è un carry assurdo delle solo Q. Perché ti permette di fare 1v3 tranquillamente.
quello secondo Ah, è me è il vero, con motivo. gli emblemi. Eh sì. Sempre gli emblemi, quello che... Poi sicuramente ne vedremo degli altri. Ah, un'altra domanda che ti volevo fare, che non abbiamo ancora parlato, di Tyranitar. Pure quello, che ne pensi? Che prospettiva hai su di lui? Perché ricordiamo, Tyranitar si evolve e prende la seconda mossa al 9. Al Sì, 9, la è seconda veramente mossa. tardi. E diciamo che a me ricorda un po' Garchomp, no? Che all'inizio Sì. non è uno dei Pokémon migliori, però poi diventa uno dei Pokémon più forti, cioè proprio... Mi ricorda un po' quello Tyranitar. Non l'ho ancora Certo. visto precisamente perché non è ancora stato rilasciato, però penso che sarà un Pokémon che secondo me cambierà il meta, no? Per esempio anche di... Ti ricordi il meta di Duraludon? Che all'inizio si diceva, ma Duraludon non Sì. sembra tanto forte, e poi è uscito e potevi tranquillamente pushare tutte le basi quando c'era lui, perché la sua ulti era qualcosa di troppo troppo forte per il gioco. Sì, era E... veramente forte Duraludon. Poi è stato nerfato e quindi è un po' scemato, però... Però comunque... Ma vabbè, all'inizio in realtà, diciamo la verità, faceva anche troppi danni. Cioè, aveva un Sì, last hit vabbè. enorme con Drago Pulsar. Oh, finalmente stiamo riuscendo a fare cose, dai. Effettivamente... Anneggia. Dopo sarò io che... Le partite non riesco tanto a giocare parlando, anche se ci sono abituato, però non è sempre, cioè, non è mai facile. Quindi, bella ulti di Uva e via. Urcazzozza, è questo? Ok, tirato via. No, ho ultato il DS. Ha ultato davanti a tutti. Vabbè, ulterà pure Slowbro, sicuramente. Addirittura questo può entrare. Possiamo Dici? provare a pushar. Perché... Sì, loro hanno usato le ulti. Ancora la ulti. Riesco a prendere una buona ulti qua, magari. Io pure ce l'ho ulti, sai. Mannaggia. Avvicinatevi, dai. Via. Madonna, quanto è forte Cramorant, fortissimo. E quindi questo è quanto per quanto riguarda Tyranitar. Ancora c'è da vedere. Secondo me, ti dico la verità, o in giungla o niente. Perché ho Sì, sentito anche secondo me la stessa idea. qualcuno che ma Toplane ha un bel ma No, cioè purtroppo prendi all'inizio ha delle skill buone, però come ho detto in top lane c'è sempre Lucario, no? O magari c'è anche Machamp ancora. Magari con sì. una 2-1-2 potrebbe workare, però è difficile, cioè proprio in giungla e gli dai i livelli e proprio anche i buff e si fa abbastanza velocemente il 5, quindi non avrebbe senso giocarlo top lane perché ha bisogno di qualcuno che in top lane all'inizio tipo gli possa permettere i livelli e per esempio Lucario è uno di quei pick. Eh certo, tu se ti trovi contro un Pupitar per dire, a Sì, livello... ma forse neanche ci arriva a fare Pupitar sì. al 5. Sono livelli facili per me anche per il mio jungler, no? Perché il mio Eh jungler si sì. fa il 9 mentre il Pupitar avversario non può. Sì, no, non ce la fa mai, anche perché per fare il 9 comunque una kill, un paio di kill devi prenderle o magari tutte le Esatto. apette, qualcosa del genere. Cosa che con l'Arvidar è veramente difficile. Sì, le mosse non sono male, le mosse iniziali non sono male, però... Peccato comunque che non sarà utilizzabile neanche Buzzwole al mondiale. Questo mi dispiace. Senti, ma Sì, è un po'. se ultassi subito e lo facessimo, tipo... Tanto abbiamo vinto il game. Se entra Rotom Sì, abbiamo vinto. infatti. Ma sì, via. Oh, finalmente. Che dici? Ce la facciamo a vincerne una? Dai, Almeno una l'abbiamo portata a casa. ce la facciamo mettere, ah! Ok. MVP? MVP, Vapor, ovviamente. No! E niente, abbiamo perso, qua. Abbiamo perso. Ci ha messo Ha scurato i Gengar. punti della vittoria. Niente. Urca. Guarda qua come mi muovo, come un pesce! E niente, quindi... Pozione così a sfregio per tornare full vita. Loro non surrendono e quindi io vado a fare altre kill, sai. Oddio, lì in bot ce ne sta un sacco. Andiamo in bot e facciamo le kill.
Ah, sì, però se li uccidi prima tu non vale. Ah, metto io. Vediamo dove stanno. Tra l'altro c'ho anche il coso dei gironi pronto, così dopo, come dice la partita, ce lo guardiamo un attimo e poi ci salutiamo, perché già erano, doveva essere due partite, però non siamo riusciti a vincerne manco una, quindi via con la terza, che cavolo. Quello ha ultato da dentro la base, quel Desidui. Oh, 43 secondi cooldown. Sì, sì, qualcosa del genere pure io, mi sa. Aspetta, chi è che ha fatto più kill? Sì, l'ho fatto più io, 19, let's go. Quindi so più forte. Cioè, più kill uguale più forte, è quello. Esatto. Vabbè, parte gli scherzi. Io andrei a vedere quindi la Braga, tanto qua né io né tu possiamo rientrare più in partita perché non risponiamo proprio. Ecco, io sono risponato adesso. Andiamo a vedere la bracket tra qualche secondo, che ci sarà appunto al mondiale. Parliamo un attimo dei team che vi troverete contro. E allora, vediamo intanto quanto abbiamo fatto, quanti punti abbiamo fatto. 1213, perfetto. No! Come? Dai, però abbiamo fatto più danni io, dai. Mi consolo così. Allora. Ok. Torniamo al menu e questa qua è la schermata. Vabbè, tanto tu te lo ricordi, immagino. La schermata sì. Del... Eccolo qua. Che adesso stanno vedendo. Il gruppo A con Secret Ship, Eternity, Renaissance, iClean. Questi penso siano tutti team intorno al Giappone. O comunque sono tutti mischiati, in teoria. Però sono capitati un po'... in maniera strana, insomma, perché sono capitati gli asiatici un po' da una parte e gli europei barra americani dall'altra. Quindi poi T2, No Show, No Lucario, Revenant Esports per il gruppo B, gruppo C i Black End, Apprentice Unleashed, che è il team del nostro Klaus, Kulesh penso si legga, Team Cruelty, e gruppo D Nouns Esports, che è l'altro team europeo. Ti faremo anche per loro un pochino, per forza, che comunque europeo, portiamo almeno in Europa la coppa. X Gaming, Xis, Stamina, K si chiama, quindi. E mi dicevi Black End, Kulesh e Team Cruelty sono nel girone. Due parole su ogni team. Black End me l'avevi già detto, se non sbaglio, che sì, sono molto un forti. Team americano. Se non sbaglio hanno vinto anche il regional. E sì. Penso nel group stage saranno i nostri più grandi rivali, perché proprio non vorrei comunque non vorrei tipo sportare sfortuna o altro, però sono abbastanza sicuro che dal group stage noi e i Black End usciremo, proprio ci qualificheremo, perché sono solo due team possono qualificarsi, sì. E quattro, quindi gli altri team li conosco, ho visto dei VOD, però non sono comunque... Cioè, diciamo che hanno un playstyle completamente differente da noi, però comunque il meta europeo contra quel playstyle che hanno. Okay. Perché se non sbaglio i Team Cruelty sono... Addirittura i Team Cruelty giocano la 1-1-3 come in Europa, però hanno iniziato a giocarla da poco, no? Sì. Invece noi in Europa e in America la giochiamo da tantissimo, dalla Season 1, quindi abbiamo più esperienza. E quindi sono... abbastanza sicuro e fiducioso che comunque noi Black End riusciremo a qualificarci dal group stage. Poi chi uscirà nel primo posto nel group stage tra noi e Black End non lo so ancora, perché tutto può succedere. Rimango dell'idea che i Black End sono a nostro pari livello, proprio di skill come team, e quindi sarà una bella sfida. Ok, però mi hai detto che loro non hanno il jungler ufficiale, quindi hanno... Sono quelli del gruppo. Ok, no. Allora ho sbagliato, non erano loro. Quindi, ok, quindi pari skill, vedremo un po', ne vedremo delle belle. E mi hai detto dei Nouns Esports che ti preoccupano per quanto riguarda proprio, cioè pensi che siano loro a vincere il mondiale, invece del sono uno dei favoriti. Dei team esteri che asiatici, mi sai dire qualche nome così magari sappiamo chi tenere d'occhio. Secret Ship sono un team che gioca in un modo strano, originale, ma che funziona.
E sono veramente dei player che giocano di tutto, cioè non ti puoi aspettare di tutto da loro. Per esempio, addirittura hanno vinto il regional giocando Decidueye, Talonflame e Cramorant, e prima degli Wow. emblemi, no? Quando, e addirittura Cramorant, quando Cramorant non era uno dei migliori pick. E infatti, come ho detto, sono un team che può giocare di tutto. E infatti, diciamo che magari vai là al mondiale e ti giocano dei pick strani, magari, che non so, un pick ora che non è meta, magari ti giocano Gengar o magari ti giocano altri pick, e comunque te non te li aspetti, quindi possono Certo. prenderti di sorpresa. Quindi sono un team da sicuramente da non sottovalutare, ma da rispettare. E per esempio, se non sbaglio, un altro team assolutamente da guardare è un team coreano, non mi ricordo il nome perché sono comunque, hanno delle lettere strane se non sbaglio. Sì. Potrebbero essere, sì, un team coreano, se non sbaglio il loro giocatore più forte, che si chiama proprio Sejun Park, Sejun addirittura Park. penso sia, se, penso sia uno dei giocatori proprio di Pokémon eSport più forte, perché lui ha vinto il VGC nel 2012 con un pick stranissimo. 2014, Pachirisu, 2014. sì, nel 2014 con Pachirisu, e addirittura quest'anno si è qualificato per 3-20, si è qualificato per il mondiale di Pokémon Unite, per il Sì. mondiale di TCG e se non sbaglio anche per Anche il VGC. mondiale, sì, Mi sa addirittura anche 4 Pokémon Go, eventi. Mi sì, sa 4 addirittura, eventi. e ha anche vinto se non sbaglio sicuramente il VGC e il TCG, sicuramente ha vinto quelli, Sì. e è un player che si è qualificato per tutti gli eventi e il loro team ha vinto anche regional. E ho visto un po' comunque dai VOD della live ufficiale. E sono anche quelli un team da non sottovalutare, proprio perché giocano un playstyle completamente diverso dall'Europa. Come ho detto, loro amano andare di comp tank supportate da Blissey e che non ti fanno muovere Certo. al Zapfight, proprio piene di CC e altro. Certo. Vedremo allora se riusciremo a counterarli con qualche pick segreto, che ovviamente non ti chiedo perché qualcosina immagino avrete Sì, abbiamo preparato preparato. per l'occasione. E io spero di vedere tanta varietà di pick e sono sicuro che con l'Asia, sicuro, Sì, ci sarà vediamo sicuramente. tanta varietà di Anche il pick. Messico, per esempio, anche l'America del Sud hanno pick completamente differenti dal meta. Anche per esempio l'India, per esempio, ci sono tante regioni che giocano in un modo completamente diverso, quindi sarà molto interessante vedere. Io, se non sbaglio, comunque il team di Sejun Park è Eternity, se non ricordo Sì, male. Eternity, esattamente. Dovrebbe essere quello. Sì, campione del mondo di VGC 2014. Vabbè, inutile parlare di Sì, Sejun Park. è un player di tutto rispetto, perché qualificarsi per quattro Sì. mondiali non penso sia una cosa possibile, sinceramente. Cioè, proprio quattro È mondiali in possibile, quattro ma giochi solo Pokémon se ti chiami differenti. Sejun Park. È Esattamente. possibile solo in quel caso. Quindi va bene. Noi abbiamo fatto un po' di chiacchiere, anche troppo, quasi un'ora di chiacchiere praticamente. E abbiamo perso partite, vabbè, ma quella è colpa mia. Quindi amen. E alla fine ce l'hai fatta Colpa a del rango. carriarmi. Ce l'hai fatta a carriarmi. No, no, ma che è colpa mia. Ce l'hai fatta a carriarmi in un game. Ce l'abbiamo fatta. E non so, se vuoi salutare qualcuno, qualcosa, il team, anche non so se vuoi fare saluti in Sì. inglese, come ti pare, quello fai tu, dopo io chiudo il video. Saluto i Five Eye, che comunque sono il mio team italiano preferito e con cui sono molto amico e stimo e rispetto molto i giocatori proprio del team Five Eye, perché come ho detto, sono l'unico team composto da 5 italiani che ha avuto grandi risultati. Per esempio, loro hanno buttato fuori team forti come i PogChamp, che erano Sì. Sì, il team sì, francese di sì. Sareyu, no? E Fortissimi, fortissimi. sono dei player di tutto rispetto con cui ci siamo incontrati tante volte all'EOS Cup, al qualifier di maggio, alla Monthly Final di maggio e proprio al regional. Comunque abbiamo avuto delle partite davvero belle, quindi diciamo Ok. che saluto loro che sono i miei player preferiti. E Ok, quindi ovviamente sì. anche Caligola e altri giocatori italiani. Salutiamo tutti, salutiamo tutta la community italiana che Sì. ci supporta sempre, ci guarda e ci giudica con il dito, ci punta.
tu fai schifo. Cioè, vabbè, ci ricordano che facciamo schifo e quindi dobbiamo migliorare. No, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, è giusto avere competizione, perché se non c'è competizione, uno non si migliora, secondo me. Poi, sana competizione, uno si mette alla prova, quel proprio come nei giochi Pokémon, no? Che hai il tuo rivale, che tu devi battere ogni volta, devi superare, e lui cerca di arrivare al tuo livello. Dopo nei giochi Pokémon è più semplice, però qui è più difficile, ma è meglio così, perché così ci impegniamo di più e si migliora tutti insieme. La cosa che mi auguro per l'anno prossimo, intanto vabbè, sicuramente è un sistema magari fatto un pochino meglio per quanto riguarda la qualificazione al mondiale, ma quello ci penserà The Pokémon Company. Per quanto riguarda invece... Perché comunque hanno aperto anche una chat riguardante i feedback, comunque le opinioni le stanno ascoltando, quindi sicuramente sarà migliore. Quindi per quanto riguarda invece la community italiana, spero che tanti di voi proprio che state guardando questo video, che guarderete il mondiale, vi ricordo il 19 agosto e il 20 agosto in streaming sul mio canale Twitch, il link in descrizione, spero che tanti di voi si appassionino a questo gioco, inizino a giocare a Pokémon Unite anche in maniera più seria. Tu giochi da mobile, poi mi hai detto, Claudio, quindi mobile, Switch... Poco conta, se sei bravo vai avanti e soprattutto se ti impegni, perché Cla, quante ore giochi al giorno? E attualmente non sto giocando tante ore, però normalmente almeno in 2 ore di scrim, sì, almeno 2 ore al giorno, 1 ora e mezza. Proprio col team intendi tu? Sì, col team. Ok, cioè, però ultimamente gioco poche solo Q o robe simili, però anche giocare solo Q, magari giocare in random 5 stack quando hai tempo ti aiuta molto, perché ti aiuta a capire come giocano le altre persone, magari come pensano altre persone che non sono del tuo team e come funzionano altri ruoli, quindi è molto molto utile. Certo. Quindi un consiglio che posso dare è: giocate ruoli differenti dal vostro. Magari se un top laner ogni tanto in alcune stack può anche giocare giungla, può giocare bot lane, perché così proprio riesce a capire cosa vogliono i compagni durante la partita, no? Sì, 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 quello che passa per la testa, insomma, i tuoi compagni. Questo è sicuramente un bel consiglio. Io mi aspettavo di più di 2 ore, ti dico la verità, però anche perché sapevo di allenamenti molto lunghi, magari non recentemente, perché recentemente giustamente c'è... vabbè, sì, adesso magari c'è durante il mondiale, però... prima del regional io giocavo quando tipo, perché faccio ancora scuola, no? Quindi tornavo da scuola, magari andavo in palestra, dopo giocavo dalle 18 alle 22 e mezza, scrim, un po' di ladder, robe simili, però dato che ora non c'è tutta questa fretta e dato che comunque ci siamo preparati, quindi abbiamo avuto tempo per prepararci, quindi non c'è bisogno di giocare così tanto, magari 2 orette al giorno di scrim e ogni tanto quando sono libero mi gioco in ladder con amici magari e via così. Certo, quindi certo. Nei giorni, diciamo, quando sono libero magari anche 4 ore, una roba simile. Però normalmente in giorni in cui sono occupato 2 ore, 2 ore e mezzo dovrebbero bastare. Però comunque è proprio tutti come i giorni. Bisogna comunque usare il tempo efficientemente, è proprio quello il punto. Esatto. Cioè puoi giocare magari 4-5 ore e proprio... imparare poco, o magari giocare 2 ore e mezza e imparare tanto, se usi il tempo efficientemente, magari giocando scrim, facendo VOD review o robe simili, al posto di spendere 4 ore in ladder o in solo queue. Esatto, esatto. Infatti la solo queue sicuramente non è magari il modo migliore per allenarsi, la cosa migliore è cercare un team, iniziare dalle piccole cose, non serve che trovate il team più forte al mondo, perché voi non siete più forti al mondo, quindi... sicuramente non sarà il caso, però iniziare con 5 ragazzi che hanno 4 ragazzi, voi magari siete uno di quelli che hanno voglia come voi di mettersi nel mondo del competitivo e iniziare a magari a iscriversi anche a qualche torneino, anche per prendere batoste da team più forti, perché si impara anche così, anzi soprattutto si impara così venendo battuti. E quindi come hanno fatto? Riguardiamo la partita in qualche modo, registrandola e tutto il resto, quindi possiamo vedere come hanno giocato loro per batterci. Siamo a 1 ora di video praticamente, io chiuderei qua. Chiudiamo, quindi i saluti li abbiamo fatti, ci siamo dilungati anche in chiacchiere dopo i saluti, quindi ci vediamo al mondiale, ragazzi. Ci vediamo, in realtà continueranno a uscire video nei prossimi giorni. Ringraziamo Cla e facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Noi tifiamo tutti insieme
per Kla e per gli Unleashed, che Apprentice Unleashed, che speriamo, insomma, porteranno avanti il nome sia dell'Europa sia dell'Italia, perché Kla comunque è italiano e quindi una piccola parte di Italia c'è in questi mondiali e si farà sentire. Sono sicuro che sentiremo parlare del Lucario di Kla. Chi lo sa, vedremo. Ragazzi, io vi saluto quindi. Ciao Kla, alla Grazie. prossima. Vediamo. Oh, chissà se dopo il mondiale magari facciamo un altro resoconto mondiale. Una figata, no? Sarebbe Una figata. carina, era un'idea Quindi, carina. quindi. Rimanete aggiornati. Ciao ciao. Ciao ciao.